A metà giugno del 1944 i tedeschi sferrarono un terribile rastrellamento contro la formazione del comandante Superti in Val Grande che ne uscì decimata. Quali e quante truppe vennero impiegate? Ma vi parteciparono da parte tedesca in totale due battaglioni di SS polizia coadiuvati da elementi italiani della RSI come Compagnia Autonoma Legione Ettore Muti o la GNR Pontida, per un totale di 4.200 militi non solo sulla Val Grande ma anche sulla Val d'Ossola e sui paraggi di Ornavasso. La caratteristica principale nell'operazione di Superti è quella che purtroppo non resosi conto della portata del rastrellamento tedesco, comincia a girare sul territorio della Val Grande per due volte ricoprendo lo stesso tragitto. Facendo questo errore non fa nient'altro che cadere nelle mani dei tedeschi attorno al 17-18 giugno. La parte principale nel rastrellamento della Val Grande è data dal fatto che le forze italo-tedesche convergono contro le formazioni di Superti e di Muneghina da più fronti, facendo in modo e inducendo Superti all'errore, in modo che Superti comincia, non resosi conto della portata del rastrellamento, a girare su se stesso per ben due volte. Ripercorrendo per due volte l'intera Val Grande, cade nelle mani dei tedeschi e perde una buona parte della sua formazione. Il rastrellamento è conosciuto dai tedeschi con il nome Unternehmung Köln, Unternehmung per operazione Köln per un nome di comodo. È un rastrellamento che ha portato alla morte non solamente i 42 partigiani che conosciamo e che sono ricordati a Fondotoce, ma bensì diversi altri, come per esempio a Finero, a Pogallo, a Beura, i quali sono ancora in parte oggi ricordati da steli e da memorie che rimarranno nel tempo. A metà giugno del 1944 i tedeschi sferrarono un terribile rastrellamento contro la formazione del comandante Superti in Val Grande che ne uscì decimata. Quali e quante truppe vennero impiegate? Ma vi parteciparono da parte tedesca in totale due battaglioni di SS polizia coadiuvati da elementi italiani della RSI come Compagnia Autonoma Legione Ettore Muti o la GNR Pontida per un totale di 4.200 militi non solo sulla Val Grande ma anche sulla Val d'Ossola e sui paraggi di Ornavasso. La caratteristica principale nell'operazione di Superti è quella che purtroppo non resosi conto della portata del rastrellamento tedesco comincia a girare sul territorio della Val Grande per due volte ricoprendo lo stesso tragitto. Facendo questo errore non fa nient'altro che cadere nelle mani dei tedeschi attorno al 17-18 giugno. La parte principale nel rastrellamento della Val Grande è data dal fatto che le forze italo-tedesche convergono contro le formazioni di Superti e di Muneghina da più fronti, facendo in modo e inducendo Superti all'errore, in modo che Superti comincia, non resosi conto della portata del rastrellamento, a girare su se stesso per ben due volte. Ripercorrendo per due volte l'intera Val Grande, cade nelle mani dei tedeschi e perde una buona parte della sua formazione. Il rastrellamento è conosciuto dai tedeschi con il nome Unternehmung Köln, Unternehmung per operazione Köln per un nome di comodo. È un rastrellamento che ha portato alla morte non solamente i 42 partigiani che conosciamo e che sono ricordati a Fondotoce, ma bensì diversi altri, come per esempio a Finero, a Pogallo, a Beura, i quali sono ancora in parte oggi ricordati da steli e da memorie che rimarranno nel tempo.
La riconquista dell'Ossola a metà ottobre del 1944 ebbe tre direttrici principali di attacco, tutte con obiettivo finale Domodossola. Una da Cannobio per la Cannobina e la Valle Vigezzo, una seconda da Gravellona a Ornavasso, la terza da Mergozzo a Premosello. Qual era la composizione e la consistenza di questi reparti? Ecco, la composizione e la consistenza per colonna d'attacco era la seguente. Dalla Cannobina operavano di nuovo alcune compagnie di questi reggimenti di SS e polizai. Vi erano inoltre soldati della milizia confinaria tedesca, conosciuti in gergo tecnico con il nome di Zollgrenzschutz. Vi erano inoltre paracadutisti del reggimento Folgore, in special modo il battaglione azzurro. Questa direttiva investirà la Val Cannobina a partire dal 9 ottobre per terminare grosso modo il 12 ottobre con la cattura del ponte della galleria di Treves in località Finero, evento che porterà anche alla morte del comandante Di Dio e del colonnello Moneta. Dal secondo fronte è un fronte marginale che è composto solamente da paracadutisti della Folgore, battaglione Nembo, e da Marò della decima MAS, battaglione Castagnacci, i quali spendono le prime giorni delle operazioni dal 9 ottobre fino al 14 ottobre prevalentemente impegnati a condurre rastrellamenti nei dintorni di Intra. Dal 14 ottobre verranno portati a Santa Maria Maggiore e da Santa Maria Maggiore a partire dal 15 ottobre si occuperanno di occupare e di controllare tutto il confine ticinese, sarebbe dire le valli della Val Onzernone e la Valle Maggia. Saranno anche questi due compagini, il battaglione Nembo e il battaglione Castagnacci, che con un effettivo di circa 60 militi investiranno le ultime rimanenze della divisione Piave intenta a espatriare in Svizzera, evento che è ricordato e conosciuto come Battaglia dei Bagni di Craveggia. Il terzo fronte d'attacco invece è composto prevalentemente da soldati della SS italiana, battaglione Debiza, da elementi del battaglione ciclisti d'assalto Venezia Giulia, comandato dall'attuale sindaco di Latina Aimone Finestra, e da elementi di consistenza minore come una compagnia guardia del corpo Duce, una compagnia di allievi ufficiali della GNR di Varese, i quali si occupano di attaccare il sistema difensivo partigiano che era stato messo all'altezza della linea del Montorfano Ornavasso-Mergozzo, il quale verrà attaccato nelle prime ore del 9 ottobre con un tiro d'artiglieria e cadrà infine nelle mani degli avversari, degli attaccanti, attorno al 13 ottobre del 1944. La consistenza numerica in totale viene calcolata e viene riportata da documenti essere circa 3.500 militi divisi appunto in questi tre differenti fronti di attacco. Ci sono inoltre anche importanti considerazioni da fare su questa manovra che viene chiamata dai tedeschi Operazione Avanti per la rioccupazione dell'Ossola, e quella che i partigiani, malgrado tutto, pur non essendo una truppa statica, riuscirono negli eventi a fare in modo di rallentare il più possibile la rioccupazione del territorio ossolano, così tanto che si riuscirà ad arrivare a Domodossola solamente il 14 ottobre del 1944, un sabato tardi nel pomeriggio. Saranno elementi del battaglione paracadutisti GNR Mazzarini che entreranno nella città e troveranno, nonostante loro, la città desolata per il fatto che la maggior parte della popolazione civile era scappata in Svizzera. Ci sono anche certe considerazioni da fare su chi conduce l'azione principale. È un capitano delle SS tedesco di nome Friedrich Nowek, nato a Danzica in Polonia nel 1914, che dopo aver avuto un'estensiva esperienza di combattimento nella rioccupazione della Polonia ed essere stato ufficiale istruttore in diverse scuole di polizia, diventerà dall'estate del 1944, sarà portato in Italia e diventerà uno dei massimi partecipi nella conduzione di rastrellamenti contro le forze partigiane di tutto il Piemonte.